funerale per le vittime del crollo del Ponte Morandi. Alla Spezia e provincia annullati gli eventi culturali. Finisce la latitanza dell'accoltellatore dell'Umbertino, è accusato di tentato omicidio, ora è in carcere. 12 dosi di cocaina e un fare troppo furtivo. I carabinieri di Santo Stefano arrestano uno spacciatore alla stazione. Cucciolo di delfino spiaggiato a Deiva Marina. Bagnanti e bagnini si mobilitano per salvarlo. Spezia, a 24 ore dalla chiusura del calciomercato, sfuma Galabinov dal Genoa. In arrivo Zigoni dal Venezia. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del TLS Giornale. Sono ufficialmente 38 il numero delle vittime del disastro per il crollo del Ponte Morandi di Genova. 10 ancora i feriti ricoverati, di cui 9 in gravi condizioni. Si stima una percentuale di 10-20 persone ancora disperse. Sono 600 il numero degli sfollati. Proseguono senza sosta le opere di soccorso e di recupero alle quali hanno partecipato attivamente anche i vigili del fuoco della Spezia con numerose unità. Ma sentiamo e vediamo un quadro generale della situazione realizzato da TV 2000. Le speranze di trovare in vita altre persone ormai sono poche. Tra il cemento e le lamiere ci sono decine di dispersi e per il terzo giorno consecutivo i soccorritori vanno avanti, impegnati sul campo oltre 300 uomini tra vigili del fuoco e Croce Rossa. 664 persone invece sono senza casa, sfollati. Nel Consiglio dei Ministri straordinario che si è tenuto a Genova, il governo ha stanziato 5 milioni di euro per le prime necessità e poi ha fatto sapere che intende revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia e imporgli una multa di 150 milioni di euro. Ad Autostrade incombeva l'onere e l'obbligo, il vincolo di curare la manutenzione di questo viadotto e assicurare quindi che tutti gli utenti potessero viaggiare in piena sicurezza. La revoca non è un'operazione semplice. Secondo la convenzione che disciplina la concessione che scadrà nel 2038, un'eventuale revoca ad Autostrade comporterebbe un risarcimento alla società intorno ai 15-20 miliardi di euro. L'azienda del gruppo Benetton fa sapere di essere pronta a ricostruire il ponte in 5 mesi e rifiuta di essere indicata come responsabile di quanto accaduto. In un comunicato, Autostrade per l'Italia ha precisato che dal 2012 al 2017 ha investito in sicurezza e manutenzione, sono le parole della nota, 1 miliardo di euro all'anno. Gli abitanti della zona parlano di continui lavori su Ponte Morandi. Intorno alla mezzanotte, alle 5 del mattino, loro lavoravano sempre, sempre. Io non so cosa abbiano fatto fino adesso, perché se ci lavoravano, soprattutto in questo pezzo qua, perché siamo arrivati a questo? La procura di Genova sta indagando per disastro colposo e omicidio plurimo. I magistrati hanno disposto innanzitutto una verifica sui tiranti del ponte che dalle prime ricostruzioni sembrano aver ceduto per primi, causando quindi il crollo. Non è escluso che alla base del collasso di Ponte Morandi ci possano essere delle errate scelte di costruzione. L'assenza di un percorso alternativo ha dilatato i tempi di manutenzione e di conseguenza aggravato la staticità del ponte. I genovesi si raccontano che quando attraversavano Ponte Morandi avevano paura. Eh sì, perché traballava, si sentiva muovere. Tempo indietro no, ma ultimamente sì, tanto. In merito alla vicenda, la vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, al termine dell'ospedale del Policlinico San Martino, insieme al vicepremier Matteo Salvini, al sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e al governatore Giovanni Toti, ha segnalato al vicepremier che nonostante la tragedia accaduta a Genova, le pubbliche assistenze anche in questi giorni stanno pagando il pedaggio
parcheggio autostradale quando effettuano trasporti sanitari. È indispensabile, ha sottolineato la vicepresidente, rendere gratuiti tutti i trasporti sanitari in autostrada. Si tratterebbe di un significativo aiuto e di una semplificazione burocratica per le pubbliche assistenze, che voglio ringraziare per l'impegno profuso in queste difficilissime giornate. E una veglia di preghiera in memoria delle vittime del tragico incidente di Genova sarà celebrato sabato sera alle 21:15 alla Spezia, nella cripta di Cristo Re, nell'ambito della giornata di lutto nazionale. A promuoverla la pastorale giovanile diocesana. Proprio attraverso la veglia fa sapere il vicario generale Monsignor Enrico Nuti, che sarà affiancato nella preghiera dal vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti, da Monsignor Piercarlo Medinelli e da Don Luca Palei. Vogliamo manifestare la vicinanza della comunità spezzina tutta al dolore dei fratelli genovesi e di tutti coloro, parenti ed amici delle vittime coinvolti in questa immane tragedia. In segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato sabato prossimo, 18 agosto, giorno in cui si svolgeranno i funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi, l'amministrazione comunale della Spezia ha deciso di annullare tutti gli eventi e le manifestazioni dell'estate spezzina in programma da questa sera fino al 19 agosto compreso. In questo momento di grande dolore, dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, vogliamo stringerci intorno alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutta la città di Genova. Ci sembra doveroso e opportuno rinviare ogni evento di festa per lasciare spazio al cordoglio e alla solidarietà. Rinviato a data da destinarsi anche il Tenco Ascolta, in accordo con il Club Tenco e Premio Tenco, la proiezione del film Dogman prevista al Porto Mirabello, il concerto del Banco del Mutuo Soccorso previsto alla Pinettina del Centro Allende, rinviata al 29 agosto. Rinviato a data da destinarsi al Castello di Madrignano il concerto del duo O Carolan nell'ambito degli appuntamenti del Festival I Luoghi della Musica previsto per sabato prossimo. Anche Framura Turismo ha deciso di rinviare l'evento Festa dei Pirati di sabato 18 agosto a data da destinarsi, in segno di lutto per la tragedia di Genova. In questi momenti di disperazione e di dolore, si legge in una nota, sappiamo di poter contare su volontari e non del soccorso, professionali e preparati come pochi al mondo. Siamo vicini a tutti voi. E cambiamo pagina, ma continuiamo con la cronaca. È stato arrestato l'uomo accusato il 4 agosto scorso di aver accoltellato un conoscente nel quartiere Umbertino. Ora si trova in carcere alla Spezia. Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Raffaele Maulella. È finita la caccia all'uomo per rintracciare il responsabile dell'accoltellamento del 4 agosto nel quartiere Umbertino. Le manette sono scattate ai polsi di un tunisino trentenne che aveva fatto perdere le proprie tracce subito dopo il sanguinoso episodio sul quale è indagato la squadra mobile. L'uomo aveva accoltellato un algerino rimasto per lungo tempo in prognosi riservata con estrema violenza in via La Marmora. La vittima era riuscita poi ad arrivare fino a via Torino, dove poi è stata soccorsa. Proprio le indagini condotte dalla mobile avevano rapidamente portato all'individuazione dell'autore, a cui carico il giudice ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio. Nel frattempo l'accoltellatore si era reso irreperibile nell'immediatezza dei fatti. La sera del 14 agosto però una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia della Spezia, impegnata in un servizio antidroga in Borghese nel centro cittadino, ha notato il trentenne che alla vista delle divise ha tentato la fuga. Una volta bloccato dai carabinieri gli è stato notificato il provvedimento restrittivo ed è stato accompagnato in carcere a Villa Andreini.
Un 29enne è stato arrestato a Santo Stefano Magra dopo essere stato trovato con 12 dosi di cocaina. Il giovane marocchino è incappato in un controllo antidroga disposto dai carabinieri. L'uomo aveva indosso 12 dosi di cocaina pronte per la vendita per un valore di mercato di 600 euro. Due telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti e 3.200 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato e dopo aver trascorso il Ferragosto agli arresti domiciliari è comparso stamattina in tribunale per il giudizio di direttissima. E lutto cittadino a Porto Venere per la morte di Giuseppe Biddiri, il motociclista trentenne sopraggiunto a causa di un incidente stradale a Punta Pezzino nella notte tra domenica e lunedì. Le esequie si terranno sabato prossimo 18 agosto alle 14.30 al santuario di Nostra Signora delle Grazie. Alla cerimonia parteciperanno molte delegazioni di associazioni ed enti. L'area di Via Libertà tra il civico 15 ed il civico 71 sarà liberata dalle vetture in sosta tra le 13 e le 19 di sabato 18 agosto e durante l'ingresso e l'uscita del feretro sarà interdetta la circolazione. A Monterosso, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data odierna con il personale ACAM, ente gestore della rete fognaria, ed ARPAL, Agenzia Regionale per l'Ambiente, si sospetta che, non essendo stata rilevata alcuna perdita superficiale della linea, la causa che ha portato al temporaneo divieto di balneazione, che lo ricordiamo è limitato alla sola zona del Gigante tra Punta Mesco e la colmata a mare del parcheggio federale, sia dovuto ad una perdita circoscritta della condotta in pressione subacquea. È quanto si legge in una nota del comune che prosegue. È stata appena richiesta una ulteriore verifica da parte di subacquei specializzati incaricati dall'ente gestore ACAM. Il comune è in costante contatto con il gestore della linea per fare luce sulle reali cause e si riserva tutte le azioni atte a tutelare la cittadinanza. Entro domani, conclude la nota, dovremmo avere i risultati completi delle verifiche effettuate. Giornata di interventi per la Capitaneria di Porto della Spezia per Ferragosto. La giornata è stata toccata purtroppo anche da un tragico episodio. Un 22enne infatti è morto per aver accusato un malore in acqua a Framura. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Davide Morina. Giornate di soccorsi e controlli per la Capitaneria di Porto nella pausa di Ferragosto. Proprio ieri, nell'ambito di queste attività, è avvenuto un evento luttuoso. A Framura, un giovane 22enne di origine senegalese è annegato per un malore dovuto a una congestione mentre si trovava in acqua. Nonostante la tempestività dei soccorsi e dei testimoni, non c'è stato nulla da fare. Sempre ieri la Guardia Costiera della Spezia è stata impegnata nel recupero di una piccola unità di circa 6 metri, semiaffondata al varco di ponente della diga esterna del porto della Spezia. Una volta recuperata è stata poi trasferita via mare a Porto Venere per le operazioni di alaggio. Le opere di sostegno e soccorso sono proseguite anche nella giornata di oggi, quando un natante in legno del peso superiore a 6 tonnellate è rimasto incagliato a Punta Corvo. L'imbarcazione è stata rimessa in acqua dai vigili del fuoco supportati dalla capitaneria. Sempre in mattinata la guardia costiera è intervenuta anche al Pozzale. Un adolescente ha accusato un malore in spiaggia ed è stato prontamente soccorso e accompagnato a Porto Venere per le prime cure. Le coste sono state monitorate con 7 unità navali e più di 50 militari. A tutti i fruitori del mare si continua a raccomandare prudenza al rispetto dei divieti imposti, in particolare dei limiti di velocità, al fine di evitare situazioni di pericolo e di approcciarsi al mare con buon senso. Queste le raccomandazioni del comandante della Capitaneria di Porto, capitano di vascello Massimo Seno.
E ancora interventi da parte della Capitaneria di Porto in campo ambientale. Sempre la Guardia Costiera di Porto Venere è stata allertata per una fuoriuscita di presunti liquami fognari nella zona della Baia delle Grazie. Assieme ad ARPAL ha effettuato i campionamenti via mare con il battello veloce GCA69 del Comando Spezzino e personale di ACAM e dei Carabinieri Forestali. Una piccola unità da diporto di circa 5 metri alla deriva per una avaria al motore con 4 persone a bordo impegnava nuovamente la sala operativa del mezzo nautico di soccorso specializzato. Pronto l'intervento anche in questo caso dei guardiacostieri spezzini che prestavano assistenza all'unità fino all'arrivo agli ormeggi in sicurezza. Nell'ambito dei controlli sulla velocità, ieri il barca Velox a Foce Magra ha pizzicato due diportisti mentre procedevano oltre il limite di 10 nodi previsto in tale zona. Sono state contestate loro quindi due sanzioni amministrative di quasi 230 euro a natante. E l'attività di controllo è proseguita anche all'Erici, dove negli ultimi giorni è stata sviluppata un'attività congiunta di polizia demaniale tra personale del locamare Lericino e la locale polizia municipale. All'esito dei controlli volti a garantire una corretta fruizione del demanio marittimo in una cornice di legalità e di sicurezza, sono state irrogate due sanzioni ai titolari di due spiagge libere attrezzate. In questo caso la fascia di 3 metri della battigia destinata al libero transito delle persone era stata occupata con una decina di lettini. La sanzione in questo caso è stata di più di 1000 euro per lido. Hanno provato in tutti i modi a salvarlo, purtroppo però un cucciolo di delfino spiaggiato al bagno Riviera a Deiva Marina era già troppo tardi. Alle 8:45 i bagnanti che già affollavano il litorale hanno notato la creatura. L'animale era immobile, nonostante sia stato coccolato e portato in acqua, con tutta probabilità era già spirato. Le immagini che vedete sono di Nadia Sgorbini e Gianluca Sottini. Sul posto sono intervenuti i bagnanti e bagnini, mentre giungeva anche la Capitaneria di Porto di Levanto. Lo smaltimento del corpo dell'animale sarà a cura del comune di competenza e in giornata è arrivata anche ASL per ulteriori verifiche. La squadra dei Vigili del Fuoco di Sarzana è intervenuta oggi nel tardo pomeriggio nelle campagne vicino a Santo Stefano Magra per soccorrere un cane rimasto con la testa incastrata in una recinzione di metallo. Una ragazza che passeggiava con il proprio cane ha sentito i latrati del meticcio in difficoltà e, resasi subito conto della situazione, ha allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente tagliato la rete metallica e liberato il cane, che versava comunque in buone condizioni. E al via un nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa Italiana. Verrà presentata venerdì 31 agosto alle 18:30 all'ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra in via Carlo Vaccari. La prima lezione si terrà invece venerdì 7 settembre. Iscriversi al corso è semplicissimo, basta telefonare alla sede della Croce Rossa in via Santa Caterina alla Chiappa e lasciare i propri contatti all'ufficio soci, oppure è possibile registrarsi al sito gaia.cri.it o presentarsi direttamente alla serata del 31 agosto. Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e lavaggio dei portici cittadini. Si ricorda che il servizio dopo la pausa estiva riprenderà con le modalità consuete sabato 18 agosto nel quartiere di Ruffino dalle ore 7 alle 14. Sabato sarà in via Persio dal numero 1 al numero 21 e via L'Italia dal numero 26 al numero 84. Il servizio straordinario
numero di raccolta degli ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche svolto da ACAM Ambiente S.p.A. si svolgerà sabato 18 e domenica 19 agosto dalle 7.30 alle 12. Sabato 18 agosto, quindi sabato prossimo, nel quartiere di San Venerio, il pianale sarà posizionato in via San Rocco, vicino alle scuole elementari. Domenica 19 agosto, nel quartiere di Montepertico, con pianale posizionato in via Montepertico. E sabato e domenica prossima torna la festa della cultura contadina a Zignago, con esposizioni degli animali, prodotti a chilometri zero, antichi mestieri e la partecipazione del biodistretto del biologico con attività e laboratori ludici. Ascoltiamo l'intervista di Laura Emani con le immagini di Davide Morina. Raddoppia quest'anno la festa della cultura contadina sui prati dei Vezzanelli nel comune di Zignago, non solo il sabato, questo sabato 18, ma anche domenica 19. Una festa che ovviamente per la tragedia di Genova inizierà listata a lutto. Certo che sì, Laura, anche noi siamo, quest'anno abbiamo proposto la festa in due giorni, però purtroppo c'è stato questo terribile lutto che ha colpito la Liguria e la nazione intera, e quindi anche noi, diciamo, saremo partecipi di questa giornata di lutto nazionale. Osserveremo un minuto di silenzio all'inizio della Santa Messa delle ore 11, ora in cui peraltro ci saranno i funerali di Stato a Genova, e sarà quindi una festa all'insegna anche un po' della tristezza e della vicinanza alle persone che hanno perso la vita in questa terribile tragedia e ai loro cari. È una festa arrivata alla 14ª edizione e che celebra quello che è più tipico del nostro territorio dell'entroterra, la cultura contadina. Una festa che ormai da 14 anni vuol valorizzare il nostro prodotto, diciamo a chilometro zero, il nostro prodotto e soprattutto la cultura dei nostri anziani che hanno voluto tramandarci e è arrivata fino a noi, e noi devo dire a Zignago siamo stati ottimi custodi, perché abbiamo tantissime giovani aziende agricole, tantissime persone che si dedicano sempre di più all'agricoltura e alla manutenzione del territorio. Voglio ricordare appunto e fare un passaggio, perché la manutenzione del territorio è fondamentale. Senza il contadino, l'agricoltore e la cultura contadina i nostri territori rischierebbero di sparire. Noi cerchiamo di tenere al meglio il nostro comune valorizzando appunto la cultura e le aziende agricole e il prodotto che soprattutto le aziende cercano di portare sul mercato. La festa è improntata come gli altri anni, verrà servito cibo biologico, cibo a chilometro zero, quindi carne biologica che proviene dalle nostre aziende, e ravioli, prodotti del territorio, torte fatte dalle nostre nonne. Quindi ecco, una giornata importante anche all'insegna di capire come si può vivere in un comune come Zignago, dove l'agricoltura è ancora al centro dell'economia trainante. Domenica, tra l'altro, ci sarà anche una sorta di gemellaggio con Zeri. Esatto, la domenica quest'anno è una novità, perché abbiamo proposto questa, diciamo, gemellaggio col comune di Zeri per poter portare sulle tavole la domenica la farina di castagne e la farina di grano, perché porteremo sia la polenta col sugo del pastore come primo piatto, che i testaroli con la farina di castagne appunto della Valle di Zeri e i testaroli con la farina di grano dello Zignago. Quindi una bella cosa, vi invitiamo veramente a venire ad assaggiare i nostri prodotti. Il comune di Varese Ligure, in collaborazione con Confartigianato Imprese La Spezia, organizza domenica la consueta manifestazione a San Pietro Vara, con oltre 80 ambulanti e banchi gastronomici, cantine aperte con degustazione di prodotti biologici e della tradizione locale, esposizione di macchine agricole e giochi per bambini. E sempre sabato e domenica prossima a Piana Battolla è in programma la festa patronale di San Genesio, a cui si aggiungono anche le date del 24 e del 25 agosto. Il tutto è finalizzato alla donazione di sangue tra i giovani e la raccolta di fondi sia per l'Avis che per la parrocchia, che è stata la fondatrice dell'Avis alla Piana, con la quale festeggia 26 anni di collaborazione.
e importante traguardo tagliato dal pittore spezzino Renzo Borella. È stato infatti invitato alla 69esima edizione del prestigioso premio Michetti di Francavilla a Mare, fra i più importanti d'Italia per quanto riguarda l'arte contemporanea. Lo sentiamo ai nostri microfoni nell'intervista realizzata da Chiara Tenca con le immagini di Davide Morina. L'artista spezzino Renzo Borella alla 69esima edizione del prestigioso premio Michetti di arte contemporanea che sta tenendo a Francavilla a Mare. Che cosa rappresenta per l'artista questo nuovo traguardo tagliato? Per me è molto gratificante. Diciamo che tutto è nato dalla mostra che io ho fatto l'anno scorso qui alla Spezia, e dove Renato Barilli, che è un critico che non ha bisogno di presentazioni, insomma, è rimasto molto interessato al mio lavoro e ha pensato di invitarmi, di inserirmi nella rosa di questi artisti italiani che, secondo la sua visione, rappresentano un pochettino l'arte contemporanea oggi. Ecco, e poi che dire... Il premio Michetti è sicuramente un premio che è sempre stato l'ambizione di tutti noi artisti, perché con la Biennale di Venezia è stato sempre un premio tra i più importanti, e io ho avuto la fortuna adesso di esserci, ecco. 30 artisti in esposizione e 4 opere per Renzo Borella. Di che cosa si tratta? E il mio lavoro è ora parlare di si tratta di scatole. In pratica sono delle scatole che contengono delle pitture, una pittura ovviamente astratta, ovviamente, perché io da molti anni sono passato all'astratismo, ecco, e dopodiché descriverle magari a parole non è tanto semplice. Le lasciamo naturalmente presentare dalle fotografie che stanno scorrendo ora sull'intervista. E come va avanti quindi il lavoro di Renzo Borella? Adesso questa cosa anche ha innescato degli sviluppi positivi per me, e si prospettano delle situazioni abbastanza favorevoli. Addirittura a Buenos Aires, a New York, ecco, diciamo così. Però è presto per parlarne. Lunedì 20 agosto Sarzana sarà palcoscenico di Miss Italia. Alle 21.30 in piazza Matteotti si svolgerà la finale regionale del concorso di bellezza. Lo staff della manifestazione e le ragazze saranno presenti in città già dal primo pomeriggio, dove gireranno tra i locali e i negozi del centro. La selezione sarzanese porterà alle elezioni di Miss Miluna. L'incoronazione della più bella d'Italia avverrà al termine di uno show trasmesso in diretta dagli studi televisivi di Infront Italy, che andrà in onda il 13 e il 16 settembre sull'emittente La 7. Apriamo ora la pagina sportiva con il calciomercato. A 24 ore dalla chiusura, dopo il no di Galabinov, lo Spezia punta su Zigoni del Venezia. Mentre non è ancora detta l'ultima parola per portare l'ex barese Galano in riva al Golfo. Ma per le ultime del calciomercato sentiamo il servizio di Sergio Diofili. A 24 ore dalla chiusura del calciomercato, lo Spezia prova a definire almeno due colpi per l'attacco, dopo che la carenza di punte si è fatta sentire soprattutto nel match perso contro la SPAL, costato l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il direttore sportivo Angelozzi è a caccia di un centravanti e di un esterno per rimpolpare la pattuglia degli avanti, priva attualmente di punte di peso anche fisicamente parlando. Dopo il no di Galabinov dal Genoa, che non ha alcuna intenzione di scendere di categoria, lo Spezia sembra fare sul serio per Zigoni, il centravanti figlio d'arte cresciuto nel Milan, che è stato offerto dal Venezia proprio in queste ultime ore. Un'altra strada un po' più tortuosa porterebbe invece a Cristian Galano, attualmente al Parma.
Sull'attaccante esterno classe 91 la scorsa stagione a Bari vi sarebbe però la concorrenza di altri tre club come Pescara ed Ascoli, ma soprattutto del Foggia, squadra della sua città, oltre al problema del cospicuo ingaggio. Lo Spezia al momento viene dato in vantaggio sulle altre tre società per accaparrarsi l'ala pugliese, anche se i rapporti tra Aquile e Ducali non sarebbero proprio idilliaci all'indomani dell'affair Calaiò-SMS. Resta in piedi l'interessamento anche per il giovane nazionale Under 19 Gianluca Scamacca del Sassuolo, ambito sia dallo Spezia che dal Pescara, senza escludere che il 35enne Floro Flores è svincolato e quindi pronto come eventuale emergenza anche dopo la fine del calciomercato. Ma per Angelozzi non mancano i problemi, soprattutto in uscita con Granoce, Giorgi, Bolzoni e Bassi fuori rosa e da piazzare, ma anche per Acampora e lo stesso Maggiore che non rientrano nei piani tecnici di Mister Marino. E continuiamo con il calcio, precocissimo l'avvio della preparazione al prossimo campionato di prima categoria Ligure da parte del Ceparana, che ha messo a disposizione del nuovo allenatore Raimondo Bottigliero una squadra giovanissima appunto già al lavoro. Ne parliamo nel servizio di Andrea Catalani. Dunque, come mai Mister Bottigliero a Ceparana? Perché è una bella idea, un bel progetto sano, di crescita per i giovani e quindi per me è entusiasmante, vista la mia esperienza, credo che si possa fare solo quel bene, c'è entusiasmo da parte di tutti noi per questa cosa, per dare linfa nuova e vitalità al grande lavoro che il settore sta svolgendo. Ecco, io credo che considerando che il Ceparana vuole ripartire da una squadra molto giovane, tu sei un po' l'allenatore forse più ad hoc, in quanto dentro di te diciamo, c'è un giusto mix o mixage, come vogliamo dire, tra esperienza a livello di calcio giovanile e esperienza anche a livello di calcio adulto, o no? Sì, ho fatto delle parentesi anche in seconda con Romito e poi ho allenato qualche anno in prima, vedi Sarzana e vedi anche Follo e niente. E, però torno a ripetere, questa è una cosa per me nuova che mi porta sulla scia di quello che già in passato avevo fatto, cioè allenare i giovani, e io credo fortemente in questo. E come di consueto, in termini di telegiornale, vediamo le previsioni del tempo per la giornata di domani. Tempo in prevalenza soleggiato con locali passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio si avrà locale attività convettiva sui rilievi e nelle zone interne con possibili locali rovesci di intensità debole al più moderata. Sulla costa al mattino sereno, al pomeriggio soleggiato. Umidità su valori medi, venti in mattinata in prevalenza deboli variabili o in regime di brezza, nel pomeriggio tendenti a ruotare da sud-sud-ovest, mare poco mosso, le temperature si attesteranno tra una minima di 23 gradi e una massima di 30 gradi. E il nostro telegiornale per questa sera termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.